Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Avanti Livorno Summer, l'ultima puntata di questa edizione estiva, dato che poi la prossima settimana, il prossimo giovedì, ci sarà la presentazione del Livorno e noi ovviamente saremo presenti. Poi dal 5 settembre torneremo in studio e torneremo anche alla collocazione oraria tradizionale, quella delle 20:30 circa. Tanta la carne a fuoco in questa puntata, dato che il Livorno ieri è sceso in campo per la prima volta all'Armando Picchi in questa stagione, amichevole contro la Pistoiese terminata sul punteggio di 1-1. Poi alle porte c'è il primo impegno ufficiale, quello che verrà opposta alla formazione di Indiani allo Zenit Prato, in programma sabato all'Armando Picchi alle 18. Di tutto questo parleremo con i nostri numerosi ospiti che abbiamo questo pomeriggio. Parto da Jacopo Morelli di Livorno 24. Ciao Jacopo, rientrato dalla tournée estiva. Sì, sono entrato con piacere, dai. Ciao a tutti, buona serata. Abbiamo poi in studio il club manager del Livorno, Luca Mazzoni. Ciao Luca. Ciao, grazie, buonasera a tutti. Torna poi a trovarci il nostro Maurizio Zini di Calcio Toscano, Calcio Giocato. Maurizio, ti chiedo subito quando riparti te con la tua di trasmissione. Innanzitutto buonasera e grazie Ciao ancora Maurizio. dell'invito, Davide. Noi ripartiremo martedì 3 settembre. Calcio Toscano, Calcio Giocato, come sempre in diretta dagli studi di Telecentro 2 e quindi dalle 20:30 sul canale 83 varie province della Toscana e poi app e soprattutto la Smart TV. E noi ovviamente ti seguiremo. Poi abbiamo Nedo Di Batte, presidente del club Campanile. Ciao Nedo, è un piacere di trovarti. Buonasera, grazie anch'io dell'invito e stasera siamo qua, parliamo del nostro Livorno, vediamo un po' quello che abbiamo da dire dopo la partita che abbiamo visto anche ieri. Infine Marco Lenzi, il nostro opinionista fisso del giovedì in versione estiva, però poi con la ripartenza in studio ci abbandoni, vai da Alessandro Guerrieri venerdì. Quello è. L'estate sono un po' così, poi l'inverno sono quello del venerdì, sono l'ospite fisso ma non fesso. Il nostro Buonasera a Jolly, tutti. semmai a volte ti chiamo anche il giovedì in prestito, chiedo il permesso a Alessandro. Torniamo invece, se sei riparto da te Luca, un mese circa di lavoro, alle porte c'è il primo impegno ufficiale, facciamo un bilancio di queste settimane. Ma il bilancio è sempre lo stesso quando non si è ancora iniziato. Credo che si dice sempre che si è lavorato bene, che siamo soddisfatti. Poi finalmente arriva al campo e cominceremo e cominceranno anche giustamente i giudizi su quello che abbiamo fatto finora. Penso che a partire da un paio di mesi indietro la scelta importante sia stata quella dell'allenatore. Tutto quello che poi è venuto dopo è stato condiviso fra società e l'allenatore, perché credo che se prendi Indiani poi devi cercare di assecondarlo, se non in tutto e per tutto, ma insomma, perlomeno in gran parte di quello che chiede. Per quanto riguarda il resto, vediamo, dai, siamo contenti, il ritiro è stato fatto bene, siamo stati in una bella località dove ci hanno trattato per l'ennesima volta benissimo, i ragazzi hanno lavorato, ora arriva quello che più conta e quello che un po' aspettiamo tutti. Quindi per ora siamo tutti contenti, speriamo di rimanerci contenti. Certo, Jacopo, ieri un primo assaggio è stato l'amichevole con la Pistoiese, il calcio d'agosto sappiamo lascia sempre un po' il tempo che trova, prime sensazioni comunque quali sono state? No, positive, positive di una squadra che, come diceva Luca, ha lavorato, sta lavorando e poi è anche organizzata, e, diciamo, sta cercando di costruire una sua identità, ecco. Quindi ho visto una squadra precisa, ecco, precisa nell'ordine del gioco. Forse poi ne parleremo anche più avanti. Manca qualcosa lì davanti nella concretizzazione, però. Lo Esatto, stesso Indiani poi nel post partita. però comunque è l'impronta di un Livorno che, insomma, cerca di fare la partita, cerca di tenere la palla, avere il pallino in mano nel gioco. Infatti, a Pistoiese, poi, vabbè, poi, come hai detto te, il calcio ora lascia il tempo che trova, no? Certe volte, però comunque la Pistoiese a certe volte cercava di rispondere più di partenza che con un gioco organizzato. Però è stata una partita che secondo me ha lasciato dei risvolti positivi, ecco, a Indiani, a parte poi l'infortunio di Russo, e quindi ecco, secondo me una buona base c'è. Adesso vediamo anche sabato, che primo incontro ufficiale, cosa ci dirà.
Hai detto dell'infortunio di Russo, chiedo subito a Luca se abbiamo appunto una diagnosi precisa. Russo che si è fatto male proprio nel finale dell'amichevole con la Pistoiese. Sì, siamo stati diciamo fortunati, il ragazzo è nato subito ieri in ospedale, stamattina ha fatto l'ultimo esami, si tratta di una lussazione con una microfrattura, quindi fortunatamente non c'è quello che avevamo paura ci fosse, magari la preoccupazione era quella di addirittura un'operazione scongiurata, quindi è andata bene, dai, diciamo che è stato un ragazzo fortunato, perché io ero a bordo campo, ho visto quello che è successo e insomma il rischio c'è stato, però dai, per questa volta è andata bene, ora vediamo nei prossimi giorni. Credo che anche con un bendaggio possa continuare a allenarsi, poi vediamo se magari tenerlo un attimo a riposo per questa partita, ma insomma abbiamo scongiurato il peggio. E questa è sicuramente una buona notizia. Indiani nel post partita ieri era preoccupato, dato che Russo è stato uno degli uomini chiave sul mercato. Nedo, vengo anche da te perché ti ho visto ieri in tribuna allo stadio, ti chiedo anche a te, così come a Jacopo, le prime sensazioni, che Livorno hai visto? Naturalmente non è che si possa esprimere un giudizio una partita amichevole, anche se è stata una partita abbastanza tirata, perché nel Livorno, nella Pistoiese, volevano uscire dal campo con una sconfitta, anche perché per la situazione anche organizzativa che stanno passando sia la Pistoiese che il Livorno, un risultato positivo è utilissimo per rilanciare un po', per dare un po' di fiducia e anche di sicurezza alla situazione. Io ho visto una squadra che, specialmente i primi minuti, ora tecnicamente, tra negli aspetti tecnici, io sono il meno indicato, però perché ci avrei altre, poi dopo dirò altre cose invece su quanto riguarda certi atteggiamenti che non ci dovrebbero essere. Ho visto un Livorno che la prima parte della partita dominava il campo, poi ha subito quel gol, facci la presa, anche se c'è di te o la prendevi mia e la parlavo. Non lo so, comunque ha fatto un bel tiro quel ragazzo. E dopo, perché la Pistoiese fino allora non aveva fatto niente, praticamente non lo so. Proprio vero, se attacchi, ma se non concludi poi. Però ho visto dei ragazzi che si muovono bene in campo e sono sicuro che ora, prendendo sicurezza e maturando anche l'impatto con lo stadio, perché giocare all'interno del Picchi non è facile per qualche ragazzo, e quindi prendendo sicurezza penso che ci siano la possibilità di avere quest'anno una squadra molto competitiva. Maurizio, con te ci siamo visti 2-3 settimane fa, avevi messo il Livorno in pole position nella griglia di partenza di questo campionato, nel frattempo qualche altro arrivo di mercato c'è stato quello di Curarino, c'è stato quello di Sack Ndoye. Ecco, sono gli innesti giusti secondo te per dare ulteriore smalto all'attacco, che è un po' quello che manca fino a questo momento? L'ho detto lo stesso Paolo Indiani ieri, creiamo tanto però sotto porta siamo fin qui troppo poco cattivi. Sì, se non finalizzi purtroppo il calcio è questo, bisogna buttarla dentro. So che sul mercato c'è questo grande nome, no? che aleggia, ovvero tanto si può dire, no? Di Dionisi. È uscito già su alcune testate. No, appunto, si parla anche da me in provincia, quindi voglio dire, sotto questo punto di vista. Però come sapete benissimo, io fin dalla scorsa volta dissi che il Livorno finalmente è il Livorno. Lui è qui rappresentante come club manager, ma è stato un giocatore del Livorno. Ecco, quello che è mancato secondo me in tutti questi anni è la scritta Livorno con la L maiuscola. Io credo che quest'anno è stato pianificato molto bene il tutto. Hanno preso il miglior allenatore che ha vinto più di tutti quest'anno, l'anno scorso sapete, ho fatto io l'Arezzo, si è messa la stella Paolo Indiani perché ha vinto 10 campionati, e quindi le premesse ci sono tutti. È chiaro che, ribadisco, questo è il calcio d'agosto, io ieri ero a fare un'altra amichevole del campionato di promozione e quindi non ho visto la partita, ho letto però tutto il resoconto minuto per minuto, e chiaramente il calcio d'agosto i ritmi sono abbastanza lenti, fluidi, diciamo, no?
quindi non ci potevamo aspettare tanto. Davanti avevi comunque una Pistoiese che sapete tutti che era il cartellino dell'Aglianese, lo staff dell'Aglianese dirigenziale che si è trasferito a Pistoia. Un budget che aleggia anche questo, si parla per ipotesi come sempre, però si parla di circa 2 milioni e 4, se è vero. Non poco quella serie. Quindi questo io non lo so, ha preso tutti i giocatori di esperienza, soprattutto partendo allenatore del campionato del sud e quindi con caratteristiche veramente tignose, se permettete questo termine, però il Livorno ha risposto bene, anche se ha fatto gol all'85esimo, Curarina è venuto 3 giorni prima, se non sbaglio il 18, il 21 giochi, fa gol sul calcio d'angolo, non conta niente, però ha fatto gol sul calcio d'angolo, a livello tecnico c'è da dire qualcosa, Nedo. Sul calcio d'angolo, sai chi lo fece un gol bellissimo come lui? Nel 1953-54, non mi ricordo l'anno preciso, Costanzo Balleri, che perché Costanzo Balleri giocava all'ala sinistra, poi dopo Magnotti lo arretrò insieme a Picchi, Picchi giocava a mezzala e lui alla sinistra, poi fu Magnotti, da quel grande allenatore che era, le arretrò e Costanzo Balleri fece dal calcio d'angolo, dalla parte di là però, fece un gol come quello di ieri. Hai visto che assist che ho fatto? Vedi, parlando. Io mi ricordavo Diamanti in tempi molto più recenti. Come qualche anno di più ce l'ho, io ho visto Costanzo quando Costanzo c'aveva il sinistro magico, perché Costanzo Balleri c'aveva, era un sinistro, era un portento. Se non metteva, il Rera, se non agganciava il gancio in Rera, giocava anche in nazionale. Marco, coinvolgo anche te, oggi sei lontanissimo dalla mia postazione, dato che siamo davvero, davvero tanti, un commento sugli ultimi arrivi di mercato lo voglio anche da parte tua. Marco. Sì. No, vabbè, niente, qui sì, sono giocatori che per me, mi fido parecchio della competenza di Indiani e chiaramente vanno visti all'opera ora, quando inizierà il campionato, anche perché le amichevoli o insomma queste partite servono così relativamente, anzi, cioè, vedi per esempio si fa le amichevoli ed è giusto farle, si rischia più degli infortuni che altro, e d'altra parte anche per fare un po' di gamba e arrivare preparati al torneo vanno fatte anche queste, ma non sono così. Se Livorno l'avesse vinta tutte 3-0 non avrei detto che si sarebbe stravinto il campionato, come insomma vanno prese per quello che sono, no? Abbiamo tanti esempi di squadre che hanno fatto benissimo il precampionato e poi non il campionato. Io ho fiducia perché, come ho sempre detto fin dalle prime trasmissioni, siamo nelle mani di Indiani, che conosce bene l'ambiente, i giocatori, tutto quanto. E io poi, appunto, no, si sente, mi ricollego a Maurizio, si sente dire che il Livorno sta trattando questo giocatore, che fra l'altro è un ex. E se arrivasse lui, beh, sarebbe un bel colpo, perché poi giocatori di quel livello, se li porti in categorie come questa, si è visto con vantaggiato in eccellenza, ti rendano le cose un po' più semplici. Speriamo che la società abbia la forza economica di portarsela a casa, perché sarebbe importante. Ci vogliono anche almeno un paio di giocatori fuori veramente livello, se si vuole avere più chance di vittoria. Non vedo l'ora inizi il campionato, che tanto è quello che conta e non c'è discussione. Quindi io sono ottimista, però nella misura che poi voglio vedere quando inizia il campionato se tutto questo ottimismo è giustificato o meno. Di sicuro sono sicuro di una cosa: ci divertiremo molto di più rispetto alle ultime 2 stagioni, su questo non ho dubbi, e quindi insomma attendiamo, vediamo un po'. Parlavi di rinforzi, abbiamo un messaggio su questo, ricordo che appunto potete interagire con noi attraverso il numero che vedete sullo schermo. Abbiamo diverse mezze punte, ma un vero attaccante d'aria non l'abbiamo.
Jacopo, manca un po' di presenza in area di rigore secondo te? Fino a questo momento le prime punte a disposizione sono Malva e Rossetti, lo stesso Ondoie può essere adattato anche se è più esterno, manca qualcosa lì secondo te? Sì, manca qualcosa, perché poi ho visto ieri Malva che secondo me fa un buon lavoro di venire incontro, no? E anche fisicamente è ben impostato, non è altissimo, però quando appunto protegge palla fa bene quel lavoro, aiuta molto la squadra. E forse ho visto un po' Rossetti arretrato nella condizione fisica ancora, però sono d'accordo con te che ci sono da sfruttare quei cross che anche Caparella, essendo uno molto tecnico, riesce a fare poi tagliati sul secondo palo, no? Ieri ne sono arrivati diversi nell'area di rigore della Pistoiese e quei cross sono appunto buoni poi per un attaccante, una pace d'aria che riesce poi a dare quella zampata che è vincente, quella che l'altro anno diceva Fossati, no? Che sul secondo palo mancava. Però sì, manca quello, solo un po' di più di intensità forse in area di rigore, ma per il resto, ecco, come ci arriva il Livorno è un gioco secondo me ordinato, i giocatori li ha, e quindi ecco, ti ripeto, ho visto un bel lavoro anche da parte di Malva che comunque mi ha convinto, aiuta a legare bene il gioco e si sacrifica quando magari la squadra è in impostazione, e anche qui magari è sicuramente frutto poi ovviamente delle qualità del ragazzo, ma anche della mentalità che vuole improntare Indiani poi alla squadra. Luca, la domanda viene ovviamente spontanea, sarebbero Mario più indicati direttore sportivo, Biccherai, direttore tecnico Doga per rispondere, però ti chiedo se un attaccante in questo momento la dirigenza lo sta cercando o meno. Se si parla che manca un giocatore, come avete detto, avete fatto voi il nome Dionisi, manca penso a tutta la Serie D. Certo. Si dice che manca un attaccante, dico che secondo me abbiamo Malva che l'anno scorso ha fatto bene, c'è Rossetti che viene da un infortunio, quindi sicuramente in questo momento è un po' indietro di preparazione, ma sono ragazzi validi che valgono secondo me quelli o quantomeno i giocatori che ci sono in categoria. E se poi mi dici domani Dionisi viene a Livorno, ti dico dimmi dove devo firmare. Ma perché quello è una cosa che esula un po' dal mercato di Serie D. E per quanto riguarda poi se la società sta cercando, non so quali siano precisamente le idee del mister, però c'è anche da considerare che inizialmente si era pensato a una rosa di 24-25 giocatori, cominciamo a essere un pochino di più, quindi una società poi quando deve anche cercare qualcosa di anche impegnativo sul mercato ha anche bisogno eventualmente che qualcuno possa uscire, perché se no si corre il rischio di essere troppi, come è stato un po' secondo me un problema dell'anno scorso. Chiaro che un sacrificio per una punta di quel nome la società forse è anche disposta a farlo, però ci vogliono tempi, mezzi e anche un occhio a quello che si va a chiedere di spendere, perché insomma si parlano di cifre che per la Serie D cominciano a essere veramente impegnative. Poi sempre un messaggio per te Luca, ottimi portieri visti ieri, soprattutto Tani, che ne pensa Mazzoni appunto sui portieri. Cardelli ti chiedo subito, ancora lo stesso Indiani ha detto spero venga tesserato il prima possibile, sarà tesserato prima della Coppa Italia innanzitutto e poi in giudizio su Tani che ha fatto molto bene ieri? Io non lo so se Cardelli verrà tesserato prima della Coppa Italia, ma io so che in questo momento i portieri del Livorno sono Tani e Ciobanu. Sono due ragazzi che ovviamente non posso che sponsorizzare, anche perché me le sono negli ultimi due anni e me le sono vissuti sulla pelle, ma a parte quello io parto dal presupposto che noi abbiamo due 2005 forti, non mi sembra che le altre squadre abbiano due 2005 forti come i nostri. Poi se il mister vorrà anche un over, la società si prenderà il tempo per decidere anche qual è l'over. In questo momento Cardelli ha fatto tutto il ritiro con la squadra, è un buon portiere e la città vedrà cosa c'è da fare, ma non è detto e non credo che faremo un tempo a tesserarlo per sabato. Maurizio, ti faccio la classica domanda di tutte le estati, portiere over o quota? Ma io credo
che una squadra che vuole vincere gioca con la quota in porta e l'over in campo, perché avere un over in campo, soprattutto per la Serie D, è ancora molto più importante, capito? E dà più profondità, dà più concretezza. Poi dipende da punto di vista, dipende anche da certi tipi di partite. È chiaro che le quote, come dice lui, sono adeguate, almeno fino a questo punto. Cardelli, insomma, lo conosciamo, viene insomma da esperienze anche sopra categoria, è un portiere over giustamente, che però, ecco, bisogna capire se sente grato nel gruppo, non sente grato. Poi queste sono cose di spogliatoio che Luca sa benissimo cosa voglio dire. Quindi lì c'è già una struttura già fatta, quindi però la società, se ritiene opportuno, come ha detto lui, valuterà, no, questo possibile tesseramento. È chiaro che col giovane in porta deve avere veramente le capacità, perché essendo proprio un giovane, soprattutto per la Serie D, insomma, è un bel trampolino di lancio. Io fa conto, ieri andavo a vedere questa amichevole, ho visto un porterino, anche quello sarà di quell'età, di una juniores, e veramente può essere di prospettiva. Ce n'è tanti, lui meglio di lui che c'ha l'occhio, nessuno può dire, che ha detto quei due sono buoni. Nessuno può dire. Ma l'ha detto anche Indiani su tante parole importanti. È stato un grande portiere, è stato preparatore, quindi ce l'ha all'occhio più di me, più di tutti noi, no? A livello tecnico, sicuramente. Quindi, se dice che sono due 2005 importanti, ci credo. Sicuramente, Nedo, quello che andrà evitato è ciò che è accaduto un po' nella passata stagione, in cui abbiamo visto troppa alternanza in porta, addirittura quattro portieri schierati. Ecco, forse. Anche penso nella testa di Indiani deve esserci partire con un titolare e poi un'alternativa, che sia quota o over. Io sono dell'idea che in porta ci vuole un portiere che ci metta le radici, perché cambiarlo spesso secondo me non va bene, perché ci vuole l'affiatamento, ci vuole. Poi il portiere deve diventare anche autorevole, se giochi poco non puoi essere autorevole. Uno diventa autorevole quando si sente in casa propria, cioè la porta deve diventare la propria casa. Ma certamente, ha detto bene Zini, qui ci abbiamo Mazzoni, ma si fa a parlare dei portieri, di fronte a lui bisogna stare zitti, tanto c'è lui che se la deve vedere lui, perché lui sa dove mettere le mani e sa cosa fare. Io sono di questo parere, ecco. Se vuoi chiedermi un'altra cosa ti posso anche rispondere. Su questo, con la presenza del Mazzoni ci limita un po'. Guarda, allora rispondimi a questo, visto che abbiamo un messaggio, si va dalla porta al centrocampo. Secondo me manca un bel mediano fisico, troppo piccolo in mezzo. Bonassi poi ci chiede quando rientra, un giovane valido. Nedo, serve un mediano fisico, e poi chiede a Luca Bonassi le condizioni. Al centrocampo non siamo mai troppi. Perché poi i giocatori di centrocampo sono anche quelli più sottoposti a farsi male, perché portano, tirano la retta, come diceva la canzone, il mediano. Quindi il centrocampo, se c'ha della forza in più, è sempre meglio. Ieri ho visto un buon movimento a centrocampo, insomma. Devo dire la verità, qualche cosellina mi ha lasciato un po' a desiderare, però no, si può esprimere un giudizio, via. Sì, qualche volta ho visto un po' di disagio sulla fascia destra, però capisco, come ho detto prima, che giocare a picchi non è semplice, quindi ci vuole anche lì, bisogna maturare la sicurezza. E questi ragazzi devono entrare in una dimensione che leghi con il picchi, con la gente che c'è, anche ieri insomma c'era una cornice di pubblico in tribuna non indifferente. Io non credo che le amichevoli dalle altre parti fossero così, abbiano visto la presenza di un migliaio di persone come c'erano ieri. Io credo che un migliaio ci saranno anche state, per cui insomma non è facile. Quindi ecco, giudizi li darei un pochino più in qua, ho visto che al centrocampo ci si sta muovendo abbastanza bene. Certo, ci fosse un po' più di consistenza sarebbe meglio, ma anche Luci ieri non c'era, vediamo un po' insomma. Luca, le condizioni di Bonassi? Bonassi ieri ha fatto allenamento prima della partita,
quindi si è preferito non farlo giocare, perché i ragazzi in questi ultimi 3 giorni hanno comunque fatto un carico di lavoro importante, hanno sempre fatto doppio, e giustamente il mister ieri, prima magari di metterlo in campo, le ha voluto far finire il lavoro e portarlo a livello degli altri, però è recuperato come lui Danceschi, quindi per sabato possono essere convocabili. Poi ti ripeto, io credo che siccome siamo sempre in una fase di preparazione, può anche essere che il mister a qualche ragazzo che ha perso qualche giorno di lavoro preferisca fargli recuperare il lavoro piuttosto che metterlo in campo. Siamo un po' condizionati anche da queste cose qui, ma sono comunque le cose normali di quando si gioca e non è ancora finita la preparazione. Tutto lì. Jacopo, poi anche te, Marco, sempre sul centrocampo, rispondiamo al nostro telespettatore, manca il centrocampista fisico. Per caratteristiche Amlili, Bellini, lo stesso Lucio ovviamente, hanno altri tipi di caratteristiche. Sì. Secondo te manca presenza proprio fisica in mezzo, anche per dare qualche alternativa in più, magari ci può essere una partita, certo, più maschia, no, tra virgolette, in cui devi lottare magari più su palloni alti e magari può far comodo. Ma sai, secondo me no, invece. Secondo te? Secondo me no, perché comunque è ben assortito il centrocampo così. Siccome ci sta anche Amlili, sicuramente, per quanto visto fin qui, si conferma giocatore di categoria, sì, esatto, superiore. Infatti, guarda, si è visto anche ieri che i movimenti sono, esatto, da giocatore vero. Insieme a Bellini a me è piaciuto. Poi ti ripeto, sono ritmi che ancora si svilupperanno, però per essere un amichevole comunque secondo me sono andati bene. Sono due che insieme si sposano, non starei sempre a ricercare magari quello che non c'è, ecco, secondo me sotto questo punto di vista è stato fatto un buon lavoro e ci sono delle qualità, anche quando poi è entrato Curarino ha dato un buon ricambio, cioè, quindi ecco, anche Curarino va bene, magari avrà caratteristiche diverse, ma a livello di curriculum comunque diciamo che è uno che ci può stare tranquillamente, esatto, può dire la sua, quindi diciamo che secondo me a centrocampo sei messo bene così, non, poi si... Lo staff magari potrà cogliere delle occasioni, perché il mercato non è sempre, insomma, è dinamico, non si sa mai quello che ti può offrire e quindi può succedere di tutto, però secondo me, ecco, se il Livorno dovesse oggi partire in campionato con questo centrocampo potrebbe dire la sua tranquillamente. Marco, e poi chiudiamo su questo argomento. Ma non pongo limiti alla provvidenza. In che senso? Siamo in una fase in cui si fa tante valutazioni, quindi può essere anche che il centrocampo sia giusto così com'è, però sai, siamo lì col conto. Se ora poi noi dobbiamo esprimere un giudizio, non lo possiamo fare in una maniera, cioè, non avendo alcune partite significative, non vedendole, te potresti avere un centrocampo che difetta di un elemento, come si diceva, magari fisicamente un po' più prestante, però non è, cioè, se anche quello poi dipende dal tipo di gioco che fai, non sempre si può pensare che deve essere un Marcantonio di quasi 2 metri, a volte, cioè, ci sono prendiamo Luci, faccio per dire, un eccetto Marcantonio, ma al centrocampo si è sempre fatto sentire e vedere, questo non significa nulla. Lì siamo in una fase in cui è sempre un cantiere aperto, fino a che proprio non inizia il campionato è anche giusto guardarsi intorno per capire se c'è una cosa da migliorare, è ora il momento di fare le valutazioni. Centrocampo, beh, se viene uno fisicamente forte ben venga, come si diceva all'attacco, giustamente, se deve venire un Dionisi, oh. E sono giocatori che farebbero veramente fare un salto di qualità a Livorno. Secondo me, ecco, non si deve, arrivati a un certo punto, inserire un giocatore tanto per inserirlo, ma bisogna, se da qui in avanti vanno cercati giocatori che veramente spostano l'ago della bilancia, cioè, se no è inutile avere 30 giocatori tutti più o meno uguali. Cioè, non ha senso. Cioè, se arrivati a un certo punto hai visto quello che
per migliorare hai visto quello che ti serve e di conseguenza devi fare un paio di innesti mirati da qui all'inizio del campionato, ma che siano giocatori che ti fanno spalancare gli occhi, tanto se no è inutile andare a prendere il giocatore che poi è simile a quello che già hai, non ha senso. Quindi speriamo che questa società abbia la forza economica di portarci un paio di elementi che fanno veramente sgranare gli occhi e dire Livorno è un'ottima squadra, ma con questi due innesti di diritto diventa la favorita numero uno. Ecco, questo io mi posso aspettare da qui a che inizia il campionato. È questo da fare. Su centrocampo abbiamo altri due messaggi: prenderà un centrocampista di intellizione con qualche centimetro in più rispetto ad Amlili e Bellini, e poi ancora con grande rispetto, invece ieri secondo me si è notata la fragilità più di Bellini, è evidente la mancanza di fisico nei nostri centrocampisti, in Serie D serve questo. Jacopo evidentemente risponde a quello che dicevi te poc'anzi. No, però è vero, cioè questa cosa è vera, magari il centrocampista, cioè il mediano fisico ti porta altre qualità, però c'è anche da vedere quali sono poi le, cioè qual è la qualità tutto, esatto, mai anticipato, no, le altro, perché magari come diceva prima Luca in apertura, come abbiamo detto anche noi tante volte, cioè Indiani venuto a Livorno sicuramente avrà voluto delle garanzie, no? delle certezze, e magari tra quelle garanzie, tra quelle sicurezze c'era un centrocampo un po' meno fisico, magari con più polmoni, più dinamismo, ecco, per dire, no? C'è da vedere come si adatta poi all'idea di gioco di Indiani, quindi magari un mediano fisico con più centimetri ma un po' più lento, sì, che magari ha anche una visione più profonda, per dire, però può cambiare un po' le carte in tavola e lì magari sarebbe ancora una volta poi tutto da riprovare. Quindi secondo me è un assetto questo che ora è Livorno, che almeno quantomeno per quello che abbiamo visto fino a questo momento ha dato dei buoni spunti, ecco. Poi Bellini lo conosciamo, non è fisico, però è uno che se c'è da mordere una caviglia va fino nello spogliatoio, cioè, quindi ecco, io forse Indiani, poi io sono qui con voi, però forse Indiani preferirei un calciatore come con la gara di Bellini, che uno un po' più fisico, un po' più lento, ecco. Abbiamo citato Indiani, Luca, te di allenatori ne hai visti una marea nel corso della tua carriera, da giocatore adesso in un ruolo diverso. Indiani, che allenatore è? Noi lo vediamo davanti alle telecamere, è uno che parla poco ma è sempre molto diretto e schietto. Sul campo che allenatore è? Ma Indiani davanti alle telecamere, secondo me, se glielo chiedete, vi direbbe che una propria voglia, quindi... Non, io il mister non lo guardo nemmeno quando fa le interviste, perché tanto so che è una cosa che proprio non gli piace. Per quanto riguarda il campo, io ho ritrovato l'allenatore che avevo visto quando giocavo 10 anni fa, di più, mi lavo l'anni, quando giocavo un po' di tempo fa a Arezzo e lui era a Perugia, io ho conosciuto là. È un allenatore che ha quelle idee lì da quando ha cominciato. È sempre stato un po' avanti a tutti, perché le cose che io ora vedo fare a chi sta diventando uno scienziato del calcio, lui le faceva 15-16 anni fa. E secondo me il suo grande pregio è quello di riuscire a immettere subito nelle squadre la propria idea, che è la cosa più difficile che può fare un allenatore. Lui ci è riuscito subito, perché se ci fate caso, se avete visto tutte le partite del Livorno, tutte le amichevoli, si vede una squadra che ha un modo di giocare e un modo di stare in campo. Poi nel modo di giocare, nel modo di stare in campo, se c'è l'errore si può migliorare, si possono fare le cose meglio, però sono partite fatte nello stesso modo, con gli stessi principi, e dopo 20 giorni questo ti fa capire secondo me qual è l'importanza dell'allenatore. È un allenatore vecchio stampo fuori dal campo, ma assolutamente moderno e all'avanguardia dentro il campo da gioco, e credo che sia quello che è più importante e anche quello che lui preferisce, che penso ci dormirebbe anche lì, se gli levi il microfono, metti in cucina a centrocampo, lui rimane là, quindi l'allenatore è questo,
secondo me è un allenatore che probabilmente nella sua carriera ha pagato un po' anche questo essere un po' schivo, un po' più che schivo. Perché un po' ora, mediatico, perché ora invece mi rimane molto di, ora vanno di moda quelli che raccontano, che insegnano calcio a tutti. Maurizio, sicuramente come diceva anche Luca, la mano di Indiani si vede, perché è vero, siamo sempre ad agosto, quindi insomma la strada è ancora lunga, però il Livorno ha un'idea di gioco. Lo scorso anno tante volte abbiamo visto un po' di confusione, partite quasi improvvisate, invece questa è una squadra che scende in campo con una sua idea, con una sua identità. Poi c'è qualche limite ancora da migliorare, come abbiamo detto in apertura, ieri è mancata incisività davanti, però si vede che il Livorno ha una sua fisionomia e questo non è scontato quando cambi così tanto, perché il Livorno rispetto alla passata stagione ha cambiato tantissimo. Sai, lui comunque è abituato a trovarsi in questa situazione, anche quando andarono a Arezzo insieme a Giovannini partirono da zero effettivamente anche lì, che l'anno prima, non so se vi ricordate, l'Arezzo aveva speso un botto e non vinse il campionato, è arrivato lui che aveva vinto a San Donato Tavarnelle e poi vinse anche ad Arezzo. Ha detto bene Luca, Paolo Indiano è un allenatore di campo, sono quelli, io te l'ho detto, lo conoscevo fin dai tempi del Pontedera. E questo 3-5-2 innovativo all'epoca aveva messo veramente in difficoltà tantissime squadre, tant'è che il Pontedera poi per tanti anni è stata una delle prime squadre della provincia di Pisa a andare in Lega Pro, a starci per tanti anni. Se non perdeva forse con i rigori contro il Lecce poteva arrivare anche addirittura in Serie B, che poi quell'anno lì ci andò in Lecce. È chiaro che la fisionomia di gioco, l'abbiamo detto, più che altro ribadisco quando venne Arezzo, che io l'ultima volta che ho visto Paolo Indiani a Livorno e quando vinse con l'Arezzo, abbiamo detto, lì si vede proprio la consapevolezza e la forza di una squadra, cioè la compattezza, la capacità di tutto, e io mi aspettavo sinceramente anche un po' di più, l'ho sempre detto questa cosa, dal Livorno, perché era comunque in ripresa in quell'epoca. È chiaro che ora, ritrovandosi in una piazza importante con una società che ha lavorato bene, l'ho detto sempre e lo ribadisco, per ora la società del Livorno ha lavorato veramente bene e ha secondato, secondo il mio punto di vista, Paolo Indiani nei punti nevralgici che lui ha chiesto, prima, seconda e terza scelta, tanto è così. Vediamo ora se con qualche pezzetto riesce a fare la quadra di tutta la cosa. Io ribadisco e lo metto sempre in pole position. Maurizio, rimango da te perché ci chiedono buonasera, a parte Grosseto, chi dobbiamo temere nella corsa alla promozione? Sappiamo sempre, io metto anche il Fondo in Cagavorrano. Lo sapete sempre, per me è una... E sarà il primo avversario del Livorno, subito alla prima. Esatto, la prima partita, perché comunque è una società che vuole sempre far bene, è chiaro, a corazzate sono, l'anno scorso Misi, vi ricordate, Grosseto e Livorno, quest'anno metto Livorno e Grosseto in pole position, e dietro il Follani Cagavorrano. Ancora un paio di messaggi, provocazione, se la società vendesse Rossetti e Giordani, unico modo per me per avere quello che chiede per Dionisi, lo fareste? Questo ovviamente non lo chiedo a Luca, lo chiedo a Marco. Ci fa una provocazione il nostro amico, lui venderebbe Rossetti e Giordani per prendere Dionisi, per accumulare un piccolo tesoretto, siamo un po' nel fantacalcio, fantamercato. Ragazzi, allora se... Se si pensa a quello che è Dionisi, io Dionisi, come diceva Luca, firmo, ditemi dove devo firmare. Cioè, per me, se sta bene fisicamente in questa categoria, spacca la partita. A me mi va bene darne due buoni per prenderne uno eccezionale per la categoria, se chiaramente... dalle garanzie di tenuta fisica e tutto quanto. Quindi mi troverebbe d'accordo, me ne voglia Giordani e Rossetti, che comunque sono giocatori validi, per, cioè, voglio dire, non è che a me Giordani e Rossetti mi dispiacciano, tutt'altro. Quindi alla fine non sarà così, non è che verrà Dionisi e se ne andranno Rossetti e Giordani, perché i sette giornali rimarranno. Dionisi dovrebbe venire in più, c'è però un piccolo particolare, e questo è un professionista e pertanto meno non viene a giocare, e quindi siamo sempre lì col conto.
Il problema è anche un problema soprattutto un problema economico, perché io sono convinto che Dionisi, un po' perché ha giocato nel Livorno, un po' perché conosce la piazza, il pubblico, l'entusiasmo, ricordiamoci, la Serie D a Livorno con un po' di entusiasmo non è Serie D, può essere anche una B per il pubblico per come è. Quindi cioè, verrebbe in un ambiente che con l'ottimismo e tutto quanto. Cioè, e quindi lui ci viene anche volentieri, però è chiaro, sono professionisti, non ci possono venire per due lire con tutto il bene che può volere a Livorno. E di conseguenza il mio dubbio è che alla fine non si trovi l'accordo economico. Quindi è tutto lì il mio dubbio, però ben venga Dionisi, se poi per avere Dionisi se ne deve dare due, diamone via due, prendiamo Dionisi, poi e si guarda. Io sì che sarei anche d'accordo, ma non è così, ma non funziona così. Jacopo, in ogni caso se dovesse esserci un'entrata in attacco forse qualche uscita deve esserci, perché davanti effettivamente il parco giocatori inizia a essere davvero numeroso, perché era già numeroso in precedenza, poi sono arrivati Curarino, Ondoie, dovesse arrivare un altro attaccante, insomma davanti effettivamente poi qualcuno di domenica gioco forza rimarrebbe fuori. Sì, no, poi come dicevamo anche lo scorso anno, no? Evitare anche quell'andirivieni dalla tribuna che è troppo forse quando... No, ma poi è anche, scusami se ti interrompo Jacopo, penso sia difficile da gestire nel lavoro settimanale un gruppo di 30 e passa giocatori come è avvenuto nella passata stagione. No, esatto, poi Luca che vive lo spogliatoio lo sa meglio di noi, si creano malumori, no? Lo scorso anno abbiamo visto parecchie volte magari un giocatore passare dalla titolarità alla tribuna, e quindi ecco, su quello oltre poi a questioni magari anche di bilancio, questa società insomma saprà gestirlo sicuramente, e anche poi per un discorso per alleggerire il lavoro di Indiani e facilitarlo sotto questo punto di vista, dal punto di vista ecco dell'intesa che, e dell'armonia che si va a costruire nello spogliatoio. Poi ti ripeto, fantacalcio è bello, però ora Marco ha detto che Giordani e Verossetti vanno via, io gioco 5 euro che sicuramente vanno via, e che vi devi una pizza. No, scherzo. No, scherzo, dicevo che si verifica quello che hai detto. Vabbè. No, era una battuta. Vabbè. Anche ricordo che Marco Lenzi ci deve una pizza, quindi. Ah sì, il livello vince il campionato, quindi. Vai, vabbè. Comunque, ecco, diciamo che sicuramente. Si fa una scommessa un anno. Dice rischioso. Fa un tempo, non è un grosso rischio, comincia ora a metterti da parte, mangiare una pizza. Ah, una pizza, Luca. Bravo. Vabbè, se buona la pizza, ecco, vabbè, poi. Vabbè, mi fido. Abbiamo un altro messaggio per Luca, c'è un problema fisico per Arcuri oppure lo riteniamo recuperato? No, per Arcuri c'è un problema fisico che non dipende da noi. C'è un problema fisico perché l'anno scorso lui ha avuto un brutto infortunio a Grosseto che non è stato curato nel migliore dei modi, e siccome è un ragazzo sul quale noi abbiamo investito e ci crediamo tanto, prima di rimetterlo in campo vogliamo fare tutta una serie di lavori con lui per cercare di farlo stare tranquillo e poi metterlo dentro nel momento in cui anche lui si sente più sicuro possibile. È un giocatore che secondo me è importante. In questo momento secondo noi è meglio saltare qualche, magari una o due partite, ma avere poi un giocatore completamente recuperato, perché quelli sono infortuni che poi vanno a incidere un po' anche sulla mentalità del ragazzo. Magari quando si tratta del muscolo e non ti senti mai sicuro, rischi veramente poi di andare a fare un altro danno. Siccome è un ragazzo che merita, che l'anno scorso ha avuto sfortuna, perché questo è stato un infortunio che l'ha penalizzato molto, vogliamo semplicemente metterlo a livello degli altri per farlo stare tranquillo tutto l'anno. Poi ancora un messaggio: imprenditori livornesi sono poco attratti dalle sponsorizzazioni, l'Audicino ha potuto consacrarlo con mano, il progetto Locatelli poi aggiunge non poteva essere applicato a Livorno. Questo delle sponsorizzazioni, Luca, è stato uno dei temi caldi nel... Capito.
Dice il nostro amico, gli imprenditori livornesi sono poco attratti dalle sponsorizzazioni, a fare sponsorizzazioni. Questo è stato un tema appunto affrontato anche nella conferenza stampa dei giorni scorsi, che è stato affrontato dall'Aulicino. Da questo punto di vista, dal punto di vista del marketing, degli sponsor, Cagliari si respira? Poi aggiungeva, il progetto Locatelli non poteva essere applicato a Livorno. Ma essere attratti dopo qualche anno così, posso anche essere d'accordo, non è facile, perché Maurizio è bravissimo in questo senso, però sa benissimo che prima bisogna ricostruire e poi cercare gente che si avvicina, andare a cercare le persone in questo momento dove magari in città non si respira ancora un'aria di entusiasmo, dopo non ci metto solo l'anno scorso ma ci metto gli ultimi anni del Livorno, non è facile, però ci sono persone che si sono avvicinate, cioè, da questo punto di vista noi abbiamo trovato anche persone che ci hanno dato una grossa mano, ma non tanto solo dal punto di vista economico, ma che hanno dimostrato anche la voglia di avvicinarsi a questo nuovo corso. Io dico questo, siccome con Maurizio mi confronto praticamente tutti i giorni, da parte di alcuni personaggi a Livorno c'è anche il modo di dire che in questo momento magari non c'è la voglia di avvicinarsi. Maurizio credo che ce l'avesse in particolar modo con un paio di persone che le hanno dato delle risposte che sono al limite anche della maleducazione. Poi se io dovessi fare un discorso, diciamo così, imprenditoriale, prima di dire certe cose sul calcio ci penserei mille volte, perché io ho piacere che tutti gli sport a Livorno siano molto seguiti. Io vengo dalla generazione che quando si andava allo stadio e si finiva di vedere il Livorno si andava a vedere la pallacanestro, quindi la competizione fra il calcio e la pallacanestro proprio non la concepisco. Però quando senti dire che uno sport è morto e l'altro è vivo, secondo me è anche poca lungimiranza, perché tanto sappiamo tutti a Livorno che i risultati e il veicolo calcio poi è quello che muove e smuove tanto, quindi io penso che sia solo un modo di approcciarsi. Poi Livorno è grande, Livorno è grande, persone che entrano su Livorno, non è che bisogna andare sempre da soliti, ci sono tante persone che si sono avvicinate, quindi è la Livorno che va anche un po' riconquistata, perché poi non è che possiamo andare a chiedere e basta, dobbiamo dare e poi eventualmente può iniziare un percorso. Ancora un paio di messaggi. Buonasera, abbonamenti a quanti siamo arrivati? 1200 passa, ha detto giusto Luca. Siamo 1280, una roba del genere, però non c'ho il dato di oggi. Nedo, nel tuo club che clima c'è a proposito di tifosi? Livorno viene da stagioni difficili, come diceva Luca, un po' di entusiasmo, gioco forza è andato perduto. Nel tuo club? Il club è composto da persone, no? E le persone, tutte le persone, tutti i tifosi, chi vive a Livorno ha delle sensazioni, ha avuto delle delusioni, ha delle speranze, ha da digerire qualcosa. E quello che succede nel mondo dell'imprenditorialità, come ho sentito ora, succede un po' anche fra i tifosi. C'è qualcuno che per ora dice che non ne vuole più sapere della tessera, perché insomma per tutte le solite situazioni che si sono raccontate. Ma io sono convintissimo che l'entusiasmo ha bisogno dei risultati. Dopo appunto le delusioni che abbiamo avuto in questi ultimi 2 o 3 anni, ha detto bene Luca, non è quell'altro anno. È diversi anni che ci divertiamo poco, purtroppo. L'altro anno non hai fatto nemmeno un campionato da buttare via, perché sei arrivato nelle prime 4, e vincere campionati il primo anno non è mai facile per nessuno, perché uno che si avvicina alla società, prende la società in mano e che vinca subito un campionato, ma non lo so, dovrebbe andare a vedere bene chi ci è riuscito. Per cui questa mancanza di entusiasmo si riflette anche all'interno dei club.
ma lo si vede, no? lo si palpa con le mani. Per cui io mi aspetto che se le cose vanno come devono andare, e io penso che andranno così, perché quest'anno si sta lavorando veramente non bene, di più col cuore, si lavora con la passione giusta, quella necessaria. Io vedo che, insomma, a parte l'Auricino che è venuto, sappiamo bene come le sue capacità sono enormi, ma abbiamo anche Luca Mazzoni, che secondo me è una rivelazione come dirigente del Livorno. Ora è presente, glielo dico, Luca Mazzoni mette in campo non solo tutta la sua esperienza, io penso che di esperienza ne abbia fatta un pochino, no? Quindi questa esperienza che lui mette a servizio della squadra, al servizio della società, è un'esperienza che ha un valore, e io vedo che questa esperienza messa lì con la passione giusta, con la passione, non è un'esperienza che ti mette in campo, come si chiama quello giunto lì della Juventus, che ha pagato fior di quattrini. Luca Mazzoni se la mette in campo perché ha una passione vera, e quindi con questa passione sua, con quella di Maurizio, che sta davvero lavorando freneticamente per avvicinare anche gli imprenditori alla società, con Indiani, che ti ricordi una trasmissione quando lo chiamaste al telefono, no? C'era anche te, mi pare, non lo so, cioè te c'eri di sicuro. Sì, intervenne davanti a Livorno. Ma lei a Livorno come mai non ci è mai venuto? E disse, e lei, perché mi hanno mai cercato? E gli dissi, ma ci verrebbe a Livorno? Era all'Arezzo. Lo sentirono anche qualcuno di laggiù. A Livorno, ma io a Livorno ci verrei anche a piedi, te lo ricordi, no? Mi ricordo. Abbiamo la fortuna di averlo fatto venire a Livorno. Bene, che ci sarebbe venuto anche a piedi, e vedo anche l'atteggiamento di Indiani, che è un atteggiamento positivo, estremamente positivo, antidivo, no? A molti allenatori che vengono a Livorno gli piace mettersi in mostra, a Livorno, ma lui è l'antidivo, uno che vada al sodo, che se ne frega delle... Che se ne frega delle televisioni, se ne frega delle... Lui lavora e lui sa benissimo che il Livorno rappresenta per lui, può rappresentare, non dico il canto del cigno perché per l'amor di Dio, può diventare il coronare una carriera, perché se davvero quest'anno riuscisse a fare un campionato bellissimo a Livorno e riuscisse ad andare in Serie C per lui, perché poi Livorno è Livorno, bene o male, è inutile, io non ho niente contro le altre realtà, ma Livorno è una realtà indubitabilmente molto interessante anche a livello nazionale, per cui vincere un campionato a Livorno per gli Indiani vorrebbe dire suggellare, ecco, una vita dedicata al calcio. Ecco, io sono contento perché abbiamo finalmente una persona così. Ora, Nicola è stato quello che è stato, no? Ma Indiani nel suo potrebbe essere una riedizione di un nuovo Nicola, che in qualche maniera riesce a creare quell'amalgama giusto, quella è necessario per vincere il campionato. Ultimi messaggi e poi andiamo in chiusura. Un saluto a tutti voi, ce lo manda Riccardo Berni. Riccardo è uno degli opinionisti più presenti davanti a Livorno, lo troveremo anche nelle prossime settimane in studio, per la gioia di Jacopo, mi pare di capire. Quando viene Riccardo non vengo io, così non si litiga. Siamo costretti ad alternarvi, se no. Infatti, se no ci picchiamo. Poi ancora, attenti anche al Montevarchi di Nicolelli. Maurizio, Montevarchi effettivamente è una squadra interessante, perché è un tecnico preparato. Lelli lo scorso anno a Griborgo ha fatto davvero bene. Può essere una Cider, magari per inserirsi nelle prime posizioni, non dico per la vittoria del campionato, dove sulla carta Livorno e Grosseto sembrano avere qualcosa in più, però magari per la lotta playoff. Sì, ho detto il Montevarchi, te lo sai, l'ho fatto tante radiocronache lì al Brilliperi, è una società importante, soprattutto c'è anche una tifoseria importante che le segue la squadra, e questo vuol dire tantissimo sotto questo punto di vista. Non è paragonabile a Livorno, ma nella sua realtà è una società fra virgolette calde, quindi una squadra che secondo me può essere un outsider sicuramente. Io il Montevarchi, insomma, è una squadra che mi sta anche simpatica sinceramente, mi sono sempre trovato bene ogni volta che sono andato laggiù, però
ribadisco, si chiamano categorie, ecco, fra Grosseto e Livorno io vedo una categoria di differenza, ma anche una e mezza, se permetti, senza nulla togliere a tutte le altre che saranno ovviamente le usate, però in pole position e quindi che possono nella griglia di partenza, fossimo in Formula 1. Alla prima urna sono già andate via, capito? Speriamo, questo. Poi speriamo. Vediamo. Lo scorso anno si parlava di Grosseto, si parlava di Livorno e poi ha vinto la Pianese. Però avevo messo la Pianese in seconda fila, Un altro messaggio, poi chiudiamo a Luca se può rispondere, ma Dionisi a livello affettivo tornerebbe? Sarà della Dionisi. Ma no, allora, io Federico è un amico e so bene che probabilmente nella sua testa anche l'idea di finire a Livorno gli farebbe estremamente piacere e secondo me potrebbe anche essere il modo di trovare ulteriore, anche se Federico non è un ragazzo che, a cui mancano gli stimoli, perché a me una cosa che piace tantissimo di Federico è l'atteggiamento. Credo che Federico, se non avesse più voglia di sbattersi, non avrebbe magari neanche risposto al telefono. E il problema di Federico è che è un giocatore che sicuramente ha possibilità di andare anche da altre parti e probabilmente anche all'ultimo contratto, quindi il Livorno, lo posso tranquillamente dire, un abbozzo di proposta l'ha fatta, è stato un abbozzo di proposta anche importante, chiaramente è relegata al discorso della Serie D, anche un po' più su, a essere sinceri, per vedere quanto vanno i giocatori di C, però ci sono, come si diceva prima, ci sono anche le categorie, bisogna anche accettare che un ragazzo all'ultimo o all'ultimo contratto, all'ultimi due anni di carriera, possa fare anche una decisione diversa. Questo non toglie il fatto che Federico a Livorno voglia bene e l'ha dimostrato quando ci giocava nel Livorno, perché poi le cose si dimostrano quando ci si gioca nel Livorno, no? Quando siamo fuori si ragiona da lontano. E quindi vediamo cosa succede, secondo me è una cosa molto 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 complicata, ma per quanto mi riguarda, indipendentemente dalla scelta o cosa succederà, io voglio bene a Federico e sono convinto che Federico voglia bene a Livorno. Esattamente, Dionisio è uno di quelli che per la maglia, come si dice sempre, ha dato tutto. Noi siamo davvero in chiusura, a tempo solamente di ringraziare gli ospiti che ci hanno fatto compagnia questo pomeriggio, a partire da Jacopo Morelli di Livorno 24. Con te ci rivediamo sabato, sì, allo stadio. Sei contento? Ma insomma, se mi stai lontano forse sì, dai. Ricordiamo sabato alle 18 contro lo Zenit Prato per il primo turno di Coppa Italia. Grazie Jacopo, a parte gli scherzi è sempre un piacere. Piacere mio, grazie a voi e ci rivediamo, aspetto la convocazione di Riccardo. Ringrazio poi Luca Mazzoni, club manager dell'Unione Sportiva Livorno 1915. Grazie a voi, grazie. Ringrazio poi Maurizio Zini, ricordiamo ancora l'appuntamento con Calcio Toscano, Calcio Giocato. Sì, noi ripartiamo il 3 settembre dallo studio sport di Telecentro 2, quindi sarà tutta un'annata, partiamo dalla Serie A ovviamente, fino ad arrivare a tutte le varie categorie, fino ai dilettanti, calcio femminile, calcio giovanile, insomma, come sempre un'ora e venti di calcio. Però permettimi, prego, di dire, prego, quella cosa, sono contento, prego. C'è Nedo Di Batte vicino a me che gli fece una sorpresa in diretta e che capitò proprio che era il suo compleanno, non se l'aspettava, e detto proprio dall'altro nipote che è vicino al mio fianco ormai da 15 anni, ovvero Marco Morelli, che era anche il mio compleanno, e quindi ho saputo che siamo nati lo stesso giorno e abbiamo festeggiato in diretta su Telecentro 2. E questo era l'aneddoto. L'aneddoto, ringrazio appunto Nedo Di Batte, presidente del club campanile, sempre qui. Infatti chi è nato il 4-2 è forte. Volevo dire questo, io al termine di questa trasmissione mi auguro che qualche polemichetta venga sopita, perché non va bene che ogni volta che c'è qualche novità si tiri fuori la politica o qualche cosa. Insomma, io sono un esponente politico, no? Va bene? Però la politica nel calcio, perché se alle Olimpiadi uno vince la medaglia, gli vai a chiedere se è di sinistra o di destra. Io non credo, Mennea non era certamente un esponente della sinistra democratica, però quando vinse a Roma eravamo tutti contenti, per dire. Ma lo sport non va mescolato
alla politica. Se si vuole far politica, i luoghi adatti si trovano, ci sono momenti importanti a cui parteciperemo anche volentieri, però allo stadio, specialmente quest'anno che dobbiamo ripartire, dobbiamo avere un atteggiamento propositivo tutti, ecco, io mi augurerei che queste polemiche finissero, io me lo auguro davvero di tutto cuore, ma davvero, spero che prevalga questo spero che prevalga questo buonsenso. Ringrazio infine Marco Lenzi, Marco che ci tradirà prossimamente, andrà ad Alessandro Guerrieri a senza sconti. Stato comunque un piacere, Marco, dai. Sì, è un piacere anche mio, ma ti prometto che qualche volta quando mi chiami non manco, perché ti vedo che un pochino ti pesa questa cosa, che io vado sempre, non è che non voglia venire da te. No, ormai me la sono legata al dito, ormai. Lo so, ma io lo conosco, quindi è per questo che ho messo le mani avanti, ho detto guarda, cercherò di accontentare anche te. No, vabbè, un saluto a tutti, mi associo alle parole di Nedo che diceva che allo stadio forza Livorno e basta, ok? Ecco, e chiudiamo qui. Ricordo infine, come promesso all'amico Ivano Falchini, che il club Stua il 27 agosto organizza una cena alla quale prenderanno parte appunto anche i rappresentanti della società, della squadra, ovviamente tifosi, cena che si terrà a Circolarci Norfini, sui social, sulla pagina Facebook, potete trovare anche il menù, recapito telefonico per prenotazione e tutto quanto, insomma. Ivano ci teneva, Ivano che salutiamo e ringraziamo infine anche Ghiomelli Garden che ci ha ospitato in queste settimane. Oggi era appunto l'ultima puntata della nostra versione estiva, torneremo in studio giovedì 5 settembre alle 20:30, giovedì 29 ovviamente non ci saremo perché ci sarà in contemporanea la presentazione della squadra alle 19 all'Armando Picchi, noi saremo là, poi commenteremo una volta che torneremo in studio tutto quanto sarà successo, la partita di Coppa Italia contro il Zenit Prato, alla quale speriamo ce ne sarà anche quella con il Grosseto, perché ricordiamo il Livorno in caso di passaggio del turno sempre a Picchi affronterebbe i biancorossi maremmani, e poi l'otto finalmente il nastro di partenza per il campionato che verrà gli uomini di Indiani impegnati a Gavorrano contro il Follonica. Grazie a voi per averci seguito, l'appuntamento quindi a giovedì 5 settembre. Buon proseguimento di serata.